Sono sempre io, Alessandro, amministratore del canale Commedia all'italiana. Chi mi segue da un po' di mesi avrà sicuramente sentito parlare di un tanto famigerato video a cui io tenevo e tengo ancora oggi particolarmente. Eccolo qui, è questo qui il video, soprattutto questo, poi ne arriveranno anche un altro paio nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni significa magari anche domani, dopodomani. Domani per voi, quindi 1º gennaio, 2 gennaio, lo sto registrando la sera prima di quando lo vedrete voi, quindi il 30 dicembre. Di che video si tratta? L'avrete sicuramente capito dal titolo, spero che questo video vada bene. Non è facile perché il canale è molto poco popolare, ma speriamo bene. Top 10 dei migliori film italiani usciti dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018. Quindi vedete come 31, oggi è 31 per voi, per me è 30. Vabbè, diciamo dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno. Poi credo che in Italia non escano film domani, oggi. Credo che l'ultimo film uscito sia La Befana Vien di notte insieme a Moschettieri del Re. Quindi il 27 dicembre è stato l'ultimo giorno di uscita in Italia, diciamo dall'inizio alla fine del 2018. Sono tutte opinioni soggettive, secondo il parere di un cretino qualunque che ama il cinema italiano. Molti di questi film li ho visti al cinema, alcuni no, purtroppo alcuni non sono riuscito a recuperarli e vi dico in anticipo che, vabbè, tante commedie me ne sono perse, ma credo che non avrebbero mai potuto competere con questi film che ho elencato e che fra poco vi dirò. Un film però forse avrebbe potuto, non lo so perché le critiche non sono state positive, ma come sapete, se mi conoscete, io non ascolto mai più di tanto la critica. Comunque, Notti Magiche di Paolo Virzì non l'ho visto, non sono ancora riuscito a recuperarlo e forse avrebbe potuto competere con i film che vi sto per elencare. Però vabbè, diciamo che è l'unico film, pazienza. Non sono in ordine sparso o ordine cronologico, sono nell'ordine preciso dal primo al decimo per quanto riguarda la bellezza cinematografica. Però vi dico anche quando sono usciti per maggiori informazioni, magari a qualcuno interessa. Il 20 settembre 2018 esce al cinema Una storia senza nome di Roberto Andò. Valeria Tramonti, la protagonista, è interpretata da Micaela Ramazzotti. E già questo è un grande punto a favore per questa pellicola di Andò. Valeria, la sceneggiatura, il cinema, è un avvenimento quasi thriller risalente al 1969. Palermo, la Sicilia, Alessandro Gassman, Laura Morante. È un film che ho amato tantissimo, l'ho visto al cinema, un film veramente molto valido, che consiglio a tutti di vedere se non l'avete ancora visto, perché è anche un grande omaggio al mondo del cinema. Un film drammatico che tende quasi a diventare thriller in alcuni momenti. Una storia senza nome di Roberto Andò. Nono posto, il 21 giugno 2018 esce al cinema Una vita spericolata di Marco Ponti. Marco Ponti, regista di Santa Maradona nel 2001, ma anche il regista di Passione Sinistra 2013. È regista del Double, di un Double sentimentale che io ho tanto amato, Io che amo solo te, in cui c'era anche un Enzo Salvi improbabile, con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio, e La cena di Natale, sempre con Scamarcio e Laura Chiatti. Nel 2016 torna ad affrontare un tema simile a quello affrontato nel tanto amato Santa Maradona, è un road movie, commedia, action, non è un film per tutti. Io stesso ho fatto un po' di fatica in sala a vederlo perché ha anche delle scene molto forti, c'è un po' di sangue, c'è una Michela Cescon molto padrona e ci sono tre ragazzi formidabili come protagonisti. C'è la mia amata Matilda De Angelis, c'è Eugenio Franceschini e c'è Lorenzo Richelmi, Richelmi, non so ancora come si pronuncia il suo cognome, comunque un attore molto interessante che ha recitato anche in Sotto una buona stella di Carlo Verdone. Anche questo film l'ho visto al cinema, l'ho trovato veramente bellissimo. Soprattutto ho trovato in questo nuovo lavoro di Marco Ponti una nuova idea, una nuova proposta per il nostro cinema, una nuova idea di cinema che credo vada assolutamente considerata. È un road movie molto molto interessante. Simpatico, divertente, ma anche duro per certi versi, che ci lascia anche qualche chicca ancora dopo Una storia senza nome sul mondo del cinema attraverso il personaggio di Soledad, interpretata da Matilda De Angelis, e il suo agente, interpretato da un bravissimo Antonio Gerardi. Ottavo posto, il 4 maggio 2018 su Netflix esce Rimetti a noi i nostri debiti di Antonio Morabito, un film con Marco Giallini e Claudio Santamaria, la nostra società, il nostro paese, la nostra bella Italia. I nostri debiti, i nostri problemi, il tutto affrontato attraverso un'energia molto cruda, molto lenta, ma quella lentezza che a me piace per certi versi, e un'interpretazione semplicemente incredibile. Da parte di due attori che trovano una grandissima sintonia insieme e che sono sicuramente due dei migliori attori italiani, almeno del momento, Marco Giallini e Claudio Santamaria. Antonio Morabito conosce bene Santamaria, con il quale aveva già lavorato 4 anni fa nel film Il venditore di medicine, e si vede. Il personaggio di Santamaria è curato molto bene, ma il personaggio di Giallini è forse anche più forte, anche un po' più crudele. Insomma, c'è tanta Italia, c'è tanta economia, c'è tanto del nostro paese in questo film di Antonio Morabito. Settimo posto, il 25 aprile 2018 esce al cinema Utopia di Berardo Carboni.
Ha una media di valutazione di 4 su 10 in Italia. Neanche 6 pieno in America. Io gli ho dato molto, molto di più. Non vi parlo di voti in questo video. È un film psicologicamente parlando duro, profondo, che parla di internet, della mania di internet, dei problemi ai quali si può andare incontro su internet, delle donne, delle ragazze, dell'amore, di quanto possa costare davvero la verginità di una donna. Ma perché può costare la verginità di una donna? Assolutamente no. Però in questo film la si mette all'asta, la si mette all'asta attraverso una Matilda De Angelis prima di Una vita spericolata, che però viene dopo in questa mia classifica, semplicemente formidabile, affiancata da una bravissima Donatella Finocchiaro e da un grande Alessandro Avri in un ruolo più squallido che mai. Un film veramente molto molto bello. Non capisco come abbia fatto la critica a stroncarlo. Soltanto una cosa: questo film era un capolavoro, sempre secondo me, fino a 10 minuti dalla fine. Poi è arrivato un finale che mi ha lasciato anche un po' arrabbiato, oltre che deluso. Caro Berardo Carboni, perché? Avevi fatto un capolavoro, avevi usato molto. Cosa ti costava osare un po' di più e alzare il livello della pellicola? Non lo so, c'è un finale che mi ha lasciato proprio quasi senza parole. Se non avete visto questo film, cercate di recuperarlo quanto prima. Sesto posto, il 1º febbraio 2018 esce al cinema Sono tornato di Luca Miniero. Cosa succederebbe se il duce Benito Mussolini tornasse in Italia nei giorni nostri? Mi viene da ridere, ma c'è poco da ridere perché è una commedia, ma una commedia amara. E quanti italiani oggi invocano il duce? Si stava meglio quando si stava peggio, si riempiono la bocca di parole. Miniero dice: va bene, vediamo, proviamo ad immaginare la reazione nel 2017, film scenizio 2018, degli italiani se veramente il duce tornasse nell'Italia di oggi, immaginando però di essere nel 43. Chiamate Edda, portatemi a casa mia. Tutti che ridono, ridono, ridono perché dicono: questo è pazzo, chi è questo vestito da Mussolini nel 2017? C'è un buonissimo Frank Matano al fianco di uno straordinario Massimo Popolizio, un piccolo capolavoro di Luca Miniero, oserei dire il primo piccolo capolavoro di Luca Miniero, ancora più bello secondo me, del tanto amato, apprezzato e soprattutto grande incasso Benvenuti al Sud del 2010, che era il primo film di Miniero dopo la separazione da Genovese nel 2010. Quinto posto, il 14 febbraio 2018 esce al cinema A casa tutti bene di Gabriele Muccino. Ho visto questo film in sala il 17 febbraio, giorno del mio compleanno, ho acquistato successivamente il DVD. Ho amato questo film come poche cose al mondo. È tornato il nostro Muccino, è tornato il mio Muccino dopo qualche anno di America, dopo qualche anno di Will Smith, dopo L'estate addosso, che era la prima esperienza italiana dopo appunto la parentesi Will Smith. È tornato col suo cast, è tornato con Accorsi, che c'ha dei capelli che sembra un pirata, è tornato con Favino, che è straordinario, è tornato con Carolina Crescentini, è tornato con Stefania Sandrelli, è tornato con una grande Giulia Michelini, con un bravissimo Gianmarco Tognazzi, con un grande Ivano Marescotti, non posso elencarvi tutto il cast perché è un cast corale, con un bravissimo Giampaolo Morelli, che non è soltanto l'ispettore Coliandro e qui lo dimostra, nastro d'argento speciale al cast, ovviamente ai Nastri d'Argento 2018, capolavoro assoluto per me del grande Gabriele Muccino, un film in cui si sclera, si urla, c'è l'amore, c'è l'odio, ci sono i tradimenti, c'è una donna incinta, c'è la famiglia, c'è la bellezza della famiglia, c'è la bruttezza anche per certi versi della famiglia. Che film ha fatto Gabriele Muccino? Che film ha fatto Gabriele Muccino? Quarto posto, il 18 gennaio 2018 esce Legion, The Leisure Seeker di Paolo Virzì, interpretato da due attori della Madonna, permettetemi di usare questo termine, che sono due attori americani, ovvero Donald Sutherland ed Helen Mirren, due attori americani. Il primo lavoro internazionale di Paolo Virzì è un film meraviglioso, è un film molto, molto dolce, c'è questa storia d'amore di questi due vecchietti che scappano perché vogliono stare insieme, soprattutto perché lei, interpretata da una mitica Helen Mirren, sa che gli manca poco e alla fine sarà proprio lei a mettere fine alla loro storia d'amore, ma forse anche a qualcos'altro, forse anche alla loro vita. Se avete visto questo film, cercate di recuperarlo quanto prima. Io ho anche acquistato il DVD, l'ho visto in sala. È un film meraviglioso. C'è tanto Paolo Virzì, e voi sapete che Paolo Virzì fa tante scene di sesso ai giovani, fra gli uomini e le donne un po' più grandi. Ne ha diretta una fra due uomini non tanto giovani, e ha fatto qualcosa di straordinario. Già solo quella scena per me vale tutto il film, ma tutto il film è meraviglioso. Altro capolavoro del 2018, targato Paolo Virzì. Terzo posto, il 24 aprile 2018 e il 10 maggio 2018 escono Loro 1 e Loro 2 di Paolo Sorrentino. Silvio Berlusconi, i suoi anni d'oro, i suoi anni più loschi, i suoi anni più crudi, i suoi anni più segreti, le prostitute, le donne giovani, le ragazze magari anche minorenni, la frustrazione di sua moglie, i favoritismi, la simpatia, insomma, la simpatia, la falsità anche di Silvio Berlusconi.
Tutto questo, di cui abbiamo parlato tantissime volte nel nostro paese, è raccontato in una maniera, secondo me, perfetta da Paolo Sorrentino, che sforna, per quanto mi riguarda, il suo primo vero e proprio capolavoro. Per me Loro 1 e Loro 2 messi insieme sono più belli della grande bellezza, che non ho trovato così bello come tanti. Sì, un bellissimo film, però capolavoro non tanto. Questo invece, facendo la somma fra il primo e il secondo capitolo, per me è un vero e proprio capolavoro. Finalmente Berlusconi raccontato come si deve. Sorrentino non prende parte a nulla, racconta tutto in maniera oggettiva, ma lo racconta benissimo. Un grande Toni Servillo, una bravissima Elena Sofia Ricci nel ruolo di Veronica Lario e un grande Riccardo Scamarcio in un ruolo più acido che mai, in un ruolo così lecchino ma molto difficile soprattutto da interpretare, grande Riccardo. Secondo posto, il 17 maggio 2018 esce al cinema Dogman di Matteo Garrone, il film più amato senza dubbio per distacco del 2018, film che io non ho visto al cinema e che non ho avuto il coraggio di vedere perché sono un fifone vero e proprio per tutti questi mesi, da quando è uscito, da maggio a questa parte. L'ho recuperato qualche ora fa e devo dirvi che è un film, ma lo saprete sicuramente, meraviglioso. Un film straordinario del grande Matteo Garrone. Veramente gli manca pochissimo per essere definito, secondo me, un film perfetto. Prende uno dei casi più brutti della storia della cronaca nera italiana, l'omicidio di Giancarlo Ricci per mano di Pietro De Negri, Ercanaro, avvenuto a Roma nell'88. Marcello Fonte da brividi, Edoardo Pesce straordinario, una buonissima Nunzia Schiano di contorno, un film che non ha praticamente nessuna musica di sottofondo perché è un film vero, colori così scuri, location così brutta, un film magistrale del maestro Matteo Garrone, tante scene toste, non un film per tutti, non era neanche un film per me, però dovevo assolutamente vederlo per fare questa top 10 e meno male che l'ho visto, altrimenti avrei toppato alla grande. Primo posto, il 12 settembre 2018, esce su Netflix Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, omicidio Stefano Cucchi. Alessio Cremonini sceglie Alessandro Borghi come protagonista di questo film. Quando ho visto il film io mi sono sentito male. È un film che ti trasporta dentro la terribile vicenda di Stefano Cucchi, ancora poco chiarita, della quale si sta parlando tanto ancora oggi. Un film che vede come protagonista assoluto un Alessandro Borghi. Un attimo, ci devo pensare. Non lo so, raga, perfetto, perfetto, perfetto Borghi, perfetto il film, perfetta la regia, perfetti tutti. Alessandro Borghi, che già mi piaceva tanto prima che uscisse questo film, ha tirato fuori un'interpretazione pazzesca. È stato tale quale a Cucchi, lo possiamo notare dalla voce, da qualche repertorio che abbiamo. È stato magistrale, è stato mondiale. Ha tirato fuori un'interpretazione pazzesca. Per quanto mi riguarda, meriterebbe l'Oscar al miglior attore protagonista, senza ombra di dubbio. E meno male che l'hanno detto in molti, non soltanto io. È un film veramente perfetto. È un film da 10 in pagella. D'altronde, superare Dogma non era facile. E io credo ce l'abbia fatta soltanto sulla mia pelle quest'anno in Italia. Un film da vedere e rivedere molto tosto, non visivamente parlando, ma interiormente. Parlando, c'è anche un grande Max Tortora che finalmente diventa attore dopo tanti anni di imitazioni, di interpretazioni comiche, diventa attore vero e proprio e tira fuori una grande performance. Una Jasmine Trinca bravissima, anche l'attrice che interpreta la madre, Stefano Cucchi, perdonatemi, non mi ricordo il nome. Un film da pelle d'oca, sulla mia pelle, da pelle d'oca. Questa era la mia top 10, la top 10 di un semplice amante del cinema, di un semplice incompetente. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Fatemi sapere nei commenti, ovviamente, se vi va, qual è la vostra top 10 dei migliori film italiani del 2018. Fermo restando, ragazzi, che io non ho visto tutti i film, soprattutto non sono riuscito ancora a recuperare Notti Magiche di Verzì, che magari avrebbe potuto competere con qualche film di questa classifica, ma non ne sono neanche troppo sicuro. Per il resto, credo di aver visto tutto l'essenziale. Ho visto tantissime belle cose. Chi dice che il cinema italiano è morto, vabbè, lasciamo perdere. Un anno positivissimo per il cinema italiano. Per quanto mi riguarda, 6 capolavori e 4 film bellissimi, fra quelli che vi ho elencato, ma ci sono anche altri film bellissimi, alcuni belli, alcuni molto carini, e soltanto 3 o 4 film brutti, fra quelli che ho visto. Poi c'è qualcuno magari che devo rivedere, che sarà stato magari anche più brutto di quelli che ho visto e che non mi sono piaciuti, però è stato un anno positivissimo per il nostro cinema. Il cinema italiano è morto. Non mi faccia il piacere, se ne vada! Il cinema italiano è vivo e vegeto ed è sempre uno dei migliori al mondo. Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano. Ciao ragazzi.